In Camera di Commercio si fa il punto sul monitoraggio della flavescenza dorata in provincia di Alessandria. A che punto è la ricerca? Quest'anno la ricerca ha fatto un salto di qualità considerevole perché è stata fortemente ampliata l'attività di monitoraggio dello Scaphoideus titanus, che è il vettore di questa grave malattia della vite. E di conseguenza ci avviamo ad avere dei dati sempre più dettagliati sulla sua presenza sul territorio provinciale, e abbiamo circa più che raddoppiato i monitoraggi rispetto agli anni precedenti, e quindi è stato un passo in avanti considerevole. C'è da dire che la malattia nel 2022 ha fatto segnare una recrudescenza di sintomi anche legata al fatto della siccità, che ha indubbiamente indebolito le viti e di conseguenza la malattia si vede di più. D'altra parte dobbiamo convivere per il momento con questa, cercando di limitare i danni. Visto l'incremento della popolazione di Scaphoideus titanus, che è l'insetto che trasmette flavescenza dorata, quest'anno abbiamo pensato di ampliare notevolmente il monitoraggio. Abbiamo incluso 152 vigneti, 26 in bio e gli altri in lotta integrata. Abbiamo posto 3 trappole per ogni vigneto, abbiamo contato i sintomi delle piante malate e in questa occasione presentiamo i risultati di questo lavoro fatto nel 2022. Si arriverà mai a debellare totalmente la malattia? Io lo spero vivamente, però purtroppo il fatto che la presenza degli incolti, dei vigneti abbandonati e gestiti male in provincia è ancora molto importante. Le molecole insetticide sono sempre meno, quindi sarà una lotta ancora purtroppo dura e difficile. A sostenere il progetto è la Camera di Commercio di Alessandria ed Asti, risorse a disposizione fondamentali per portare avanti la ricerca. Assolutamente sì, è un progetto che noi finanziamo ormai da tantissimi anni, proprio che ci siamo resi conto che questa è quella della flavescenza dorata, è una problematica che investe un settore altamente strategico e fondamentale per l'economia del territorio. Devo dire che siamo in Piemonte, insomma, ai primissimi posti a livello di superfici vitate e di denominazioni d'origine, quindi cercare di debellare questa malattia è fondamentale attraverso la ricerca, l'osservazione e tutte le possibili attività che si possono fare. Quindi questo supporto continuerà nei prossimi anni, almeno per il 2023? Ma penso proprio di sì, insomma, perché comunque ci rendiamo conto che la ricerca, la sperimentazione, le verifiche, i controlli non possono essere fine a se stessi, ma devono essere continuativi.